tecnologie sofisticate e avanzate come la termografia a raggi infrarossi e prove soniche, ma anche l'implementate delle metodologie più innovative presenti sul mercato per rendere Palazzo Penne sismicamente sicuro e sostenibile. Questo è solo uno degli esempi di innovazione nei beni culturali sui quali lavora il distretto tecnologico STRESS. Le nuove tecnologie per i beni culturali sono state al centro della mostra evento che si è svolta nella Basilica di San Giovanni Maggiore a Napoli e che ha ripercorso le tappe del progetto Provaci, tecnologie per la protezione sismica e la valorizzazione di complessi di interesse culturale. Ulteriori dettagli li ha forniti il presidente del distretto STRESS, Ennio Rubino. Sì, noi abbiamo. No, questo no, diciamo, noi abbiamo fatto questi interventi dimostratori laddove si pensa che ci possano essere degli interventi complessivi di recupero su fondi destinati ad altre attività, proprio le attività quelle di mettere in sicurezza il patrimonio o restaurarlo. Noi facciamo degli interventi pilota perché sono interventi di carattere molto innovativo e ovviamente appoggiati su fondi destinati alla ricerca, innovazione, formazione e trasferimento tecnologico. Allora, beh, diciamo, dal punto di vista pubblico c'è il CNR, l'Università Federico II di Napoli, l'Università del Sannio, e poi no, qui parliamo dei soggetti pubblici coinvolti, poi ci sono ovviamente giovani ricercatori e poi imprese tipo l'ETT, l'AMAPE che è stata interessata a provare dei materiali, la da Bologna che è una società di ingegneria, la Tecnoin, insomma tutta un pezzo rappresentativo della filiera che è stato coinvolto in questo progetto. Tra i partner del progetto il CNR presieduto da Luigi Nicolais. Oggi specialmente le regioni devono badare a sviluppare tecniche per usare la ricerca, perché ormai in questi anni abbiamo sviluppato ricerca di alto livello, competitiva a livello internazionale, abbiamo però bisogno di utilizzare questa ricerca e quindi a questo punto i dimostratori tecnologici, come dicevo prima, servono a vedere come questa ricerca può essere utilizzata. In un paese come il nostro, anche una regione come la nostra, in cui ci sono i più importanti reperti archeologici di tutto il mondo, non parliamo dell'Italia, sicuramente può vedere questa opportunità come una grande opportunità anche per La attrarre mostra è stata turisti. caratterizzata da un particolare allestimento con tecnologie innovative che consentono la fruizione dei luoghi che hanno fatto da dimostratori al progetto di ricerca. Palazzo Penne a Napoli, l'Arena di Verona, il Monastero di Sant'Angelo d'Ocre all'Aquila, l'area archeologica di Cerreto Sannita in provincia di Benevento e quella di Occhiolà a Catania. Presente anche il rettore della Federico II di Napoli, Gaetano Manfredi. Questo progetto è un progetto molto importante che ha riguardato proprio l'applicazione delle tecnologie più avanzate ai beni culturali in termini di protezione, in termini di sicurezza, in termini di restauro. È un tema su cui l'università è fortemente impegnata con molti suoi dipartimenti che operano in questo settore e che sono all'avanguardia a livello nazionale e internazionale sullo sviluppo delle tecnologie e il trasferimento tecnologico alle imprese.